Oh, ciao a tutti e benvenuti al 12° episodio di Giochi What the F***. Siamo ancora a febbraio, da poco è passato San Valentino, e se avete portato a cena la vostra dolce metà, sicuramente i ristoratori si saranno sfregati le mani, perché vi avranno proposto sempre i soliti menù, le solite cose dei loro ristoranti, però nel pack San Valentino a un prezzo 3 o 4 volte più alto. Qualora invece non abbiate portato fuori la vostra ragazza o ragazzo, non perché non siate romantici, ma perché all'atto pratico manca la materia prima, avreste potuto spendere quei 15 euro per table manners. Allora, sto gioco è particolare per un motivo molto importante. Non è estremamente difficile da giocare, ma concentrerà al 100% tutte le vostre facoltà mentali. Cioè, nel senso che se in un gioco normale potresti riuscire a giocare 3-4 ore e solo allora inizi ad avvertire un po' di stanchezza, per come ti fa concentrare table manners, rischi che dopo mezz'ora, tre quarti d'ora c'hai già il cervello in pappa. Che poi, tra l'altro, mezz'ora, tre quarti d'ora su un gioco che ha avuto per me una durata di circa 2 ore e mezza, 3 ore, diciamo. Vi avviso per correttezza che, per ovvi motivi, nel video vi farò qualche spoiler dei livelli avanzati e addirittura del finale, quindi siete avvisati, non è che poi il gioco abbia tutta sta trama, anzi, non ne ha per niente, però diciamo qualche dettaglio potrebbe essere spoiler. Poi, se non vi cambia niente, non ve ne frega nulla, ben venga! Allora, di che si tratta? Prima di tutto vi anticipo che l'italiano non c'è, dato che leggendo i commenti, a quanto pare essere un argomento importante. C'è il russo, cinese, giapponese, cinese, brasiliano, ma non italiano. Vi garantisco comunque che ci importa poco e niente, dato che non ci sarà praticamente nulla da capire. È tutto gameplay. Vi ricordate Surgeon Simulator o comunque ogni genere di gioco dove devi dannarti per compiere azioni estremamente semplici? Ecco, uno di quelli, però a tema appuntamento al ristorante. Non saremo un lui o una lei, ma semplicemente una mano, mozzata, volante, una mano senza corpo dietro. All'inizio non ci pensi a questo elemento, ma è quel che realmente accade. Però, prima di sederci a tavola, dobbiamo procacciare l'appuntamento giusto, e questo verrà prontamente preparato tramite una sorta di Tinder fatto di fototessere, praticamente. Cioè, questo è proprio, ti dà proprio l'idea dell'app di appuntamenti con foto tutti uguali in posizione da passaporto. L'elenco telefonico umano. Partiamo con la prima, così, a fiducia. Accetta subito di incontrarci, così, a tempo zero. Vediamo come si svolge il tutto. Ciao Sofia. La nostra carne è pronta, ma non abbiamo ancora spiccicato una parola. È il momento giusto di accendere la candela. Così, a metà serata, quando oramai avresti già dovuto notare che qualcosa in me non funziona. Col mouse potremmo muoverci orizzontalmente per tutto il tavolo. Con WS possiamo salire e scendere, mentre tenendo premuto il tasto destro del mouse e muovendo quest'ultimo, possiamo ruotare la mano. Per fortuna, tutto il primo livello è praticamente un tutorial. Ovviamente avremo gli evidenti problemi che abbiamo già sperimentato in Surgeon Simulator, e vi garantisco che quel gioco ha una fisica e un sistema di manipolazione degli oggetti nettamente superiore a table manners. Nelle prime fasi ci limiteremo a compiere azioni semplici in un ambiente molto tranquillo, anche perché più avanti diverrà sempre più ostico e difficile. Però la prima cosa che ti viene in mente è cercare di capire chi è il più strambo tra di noi. Il protagonista, che ha evidenti problemi motori, o la tizia che fregandosene di tutto ha lo sguardo perso nel vuoto e sognante, ma che soprattutto non interviene ad aiutarci. Si sente, non so, già trofeo della serata e principessa massima in quanto non si sente in dovere di muovere un dito. Dall'inizio alla fine, ma neanche per mangiare. I tranelli dei primi livelli, questa rima non era voluta, che ci faranno capire quali sono le cose più fastidiose del gioco, sono i momenti in cui dobbiamo aggiungere il sale e il pepe a qualcosa, perché per mia esperienza di vita il contenitore del pepe ha un solo forellino più grande, quello del sale ne ha diversi più piccoli. Qui invece è stato fatto l'opposto. Vi giuro che ogni volta, dal primo all'ultimo livello, ho sempre confuso il sale col pepe per questo motivo, e te ne accorgi solo quando inizi a versarlo. Poi vabbè ragazzi, c'è il ketchup. Da che mondo è mondo, fare uscire il ketchup da una bottiglia di vetro può essere un'esperienza appassionante e mistica.
Cioè, sapete cosa succede? Non esce praticamente mai, ma quando esce lo fa tutto insieme. Immaginate dover agitare e compiere tutti i gesti per far uscire il ketchup con una sola mano, con i controlli di questo gioco. A parte che solo una bestia di Satana come questa ragazza potrebbe rovinare una così bella bistecca con del ketchup, ma vabbè. Capire il ketchup è fondamentale, specie se subiamo tra l'altro quello sguardo allusivo di chi proietta fantasie incompiute su quella bottiglia che viene fatta agitare e che solo dopo mezz'ora riusciamo a sbloccare. E poi purtroppo non riuscire a ribloccare più, perché, come era prevedibile, non è che abbiamo, in generale, bottiglie normali in questo gioco, ma acqua santa colorata, dato che quest'ultima sgorga all'infinito da ogni contenitore presente nel gioco. I liquidi sono un capitolo a parte, sta di fatto che il nostro primo appuntamento andrà alla grande, e la tipa sembra anche abbastanza divertita, specie dopo averla imboccata con un dolce grande quanto la sua faccia. Comunque chiamare il cameriere in quel modo è da veri cafoni, ma vabbè, ce lo facciamo andare bene anche perché diciamo che il conto è espresso in punti felicità, obiettivi e tutti i malus sono riportati come spese aggiuntive. Anche in questo gioco c'è il sistema del rank da 1 a 3, ma è veramente relativo in quanto serve solo a sbloccare oggetti aggiuntivi. Per oggetti si intende estetica. E per estetica di questo gioco si intende della mano. Polsiere, orologi, tatuaggi, smalti e pattern di smalti saranno l'unica customizzazione concessa. Per il resto, tutto quel che c'è da fare è scorrere su Tinder ed evitare tutto il genere maschile. Raga, sono etero, mi dispiace. E scegliere infine chi invitare a cena. Sempre nello stesso posto, sempre allo stesso tavolo. Comunque, oltre a invitare a cena, abbiamo anche la possibilità di chattare. Solo che questo aspetto varrà la pena esplorarlo più avanti, perché ora non serve. Le lontre marine si tengono per mano quando dormono, sono così carine. Interessante. Vai avanti. Grande, anch'io. Sei davvero un seduttore. Dovresti chiamarti Wi-Fi. Sto cominciando a sentire una vera connessione. Era una battuta? Era un po' difficile. Problema tuo. Non mi è piaciuta per niente. Quindi posso portarti fuori? Ah, ok. Sì, forse è meglio fare un po' meno i boomer e ritornare seduti a tavola. Quel che c'è subito da capire di questo gioco è che non importa realmente di quanto casino faremo a tavola, ma l'essenziale è fare le azioni richieste dalla tipa di fronte a noi. Dobbiamo riempire un bicchiere? Non importa di chi sia, basta che riempi un bicchiere ed è ok. Anche se mezzo secondo dopo lo rovesci sul tavolo, non so, poi hai cucinato fino a far diventare nero un qualsiasi cibo, va tutto bene, cioè basta che hai compiuto l'azione, fine. Cioè non devi neanche mangiarlo, cucini, fine, rimane lì. Non so, hai versato mezzo litro di pepe sulla pizza, che poi perché vorresti tutto sto pepe sulla pizza? Non importa, basta che lo fai. Una volta che questa certezza entrerà nella nostra testa, sarà tutto molto più facile. Oddio, insomma facile. Abbiamo visto solo il primo dei ristoranti disponibili nel gioco. Tra poco cominceremo a vedere quali sono le tragedie vere. Però devo dire che, nonostante la loro semplicità, questo modello di tipine del gioco è veramente adorabile. Sarò strano io, ma le tipine del gioco, il modello base, l'ho trovato molto carino. Ad ogni modo, prima di abbandonare il primo ristorante del gioco, faremo conoscenza di uno degli accessori simboli di questo gioco. Non solo perché è caratteristico, ma ben presto ne scopriremo i mille usi. Il bruciatore da cucina. Questo simpatico accessorio, scoperto costa 13 euro su Amazon, inizialmente pensato e presente per fiammeggiare la crème brûlée, è in realtà il miglior attrezzo che potremo trovare sul tavolo. Possiamo fiammeggiare appunto la crème brûlée, possiamo cuocere la carne, l'insalata, cioè le verdure, non l'insalata, sciogliere i marshmallow, accendere le candele e compiere tanti altri gesti nei livelli successivi. Poi tra l'altro sapremo già che se sul tavolo insieme adesso comparirà anche l'estintore, che come ben sappiamo è un elemento che non deve mai mancare al tavolo di un ristorante, probabilmente potremo passare momenti non proprio facilissimi. È bizzarro comunque che, nonostante ci sia l'estintore e potremo dar fuoco a mezzo tavolo, nessuno si è mai lamentato delle fiamme e i livelli scorrono tranquilli come sempre. Ovviamente, un appuntamento nel 2020 deve essere moderno, deve essere giovane. Il secondo ristorante, infatti, non è la steakhouse di prima, ma è un giapponese. Col rullo. Vi lascio solo immaginare.
Anzi, vi lascio vedere, cioè, se eravamo re della stortaggine prima, adesso siamo a un livello successivo. Provate a riempire un bicchiere di birra mentre quest'ultimo scorre da una parte all'altro del tavolo. Anche qui la ragazza non farà niente. La cosa bella di questa serie di livelli è che man mano che andremo avanti, a differenza del primo, ogni volta avremo un tavolo diverso e la difficoltà salirà di volta in volta, non solo come tipi e quantità di cibo, ma proprio come accessori. Perché tutto questo mi è servito a capire, anche grazie alle espressioni molto eloquenti e sincere delle mie compagne, che esistono piccoli sistemi e trucchetti per agevolarti le cene. La prima cosa è che qualcosa che non sia cibo cade dal tavolo, magicamente ricomparirà. Quindi la cosa migliore da fare quando capiremo che non c'è più niente da fare col disordine è passare una bella manata sul tavolo, ripulire tutto e cominciare da capo con le nostre azioni, come se niente fosse. Questo principalmente lo possiamo fare con i bicchieri. Madonna santa, i bicchieri fanno perdere un sacco di tempo se li dovete rialzare. Fateli volare via dal tavolo e il problema si risolve, in automatico, easy. Stessa cosa le bottiglie. Altra cosa importante, la ragazza davanti a noi è letteralmente una statua di sale. Si trova al ristorante perché ci deve stare. Potete, non so, spararle la fiamma della crème brûlée in faccia o spruzzarle lo champagne in faccia, continuerà a sorridere e osservare in silenzio quanto ci stiamo impegnando per compiere semplici gesti nella maniera più scomoda. Se nel primo livello del giapponese abbiamo solo il rullo, dal secondo dobbiamo affrontare la cena yakiniku, cioè dove cucini la roba al centro del tavolo. Dopo che l'avrei ordinato, ovviamente, ma dovrai anche fare attenzione a non scottarti e per questo dovrei aggiungere una difficoltà in più perché è consigliabile usare le bacchette. Ah, oltre che venirmi fame, dato che si è parlato di giapponese yakiniku, vi ricordo che a settembre ripartiamo col Tokyo Tour di Parliamo di Videogiochi. In alto a destra trovate tutte le indicazioni del tour. Insomma, il dramma è crescente, ma mai, mai come il terzo livello. Ovviamente in un gioco del genere si va dal più semplice al più difficile, però vi garantisco che il terzo, anche rispetto ai successivi, è molto più fastidioso e molto più frustrante. La cena, anzi il pranzo, dato che è mezzogiorno, al lume di candela in barca. Ora, al di là di quanto sia insidioso e surreale il livello, mi è venuto da chiedere, ma noi, all'interno del gioco, cosa facciamo nella vita? Cioè, tu becchi una tipa su Tinder e come primo appuntamento per conoscerla la inviti fuori in barca, con un mare non proprio sereno tra l'altro. Cioè, siamo veramente dei benestanti, però probabilmente anche dei cessi, dato che dobbiamo passare da Tinder poiché non abbiamo la cascata di gold digger che bussano alla porta, anzi, al portone di casa nostra. Ad ogni modo, la barca è stato di sicuro il livello più atroce, tolto il fatto che quel che ordiniamo ci verrà letteralmente tirato al volo da un gabbiano, che insieme alle pietanze ci porterà anche un contorno di aviaria, salmonella e psittacosi tutto insieme. Condurremo la cena, tra l'altro, tra tre diversi tavoli, perché ogni tot secondi il rollio della barca ci farà spostare da un tavolo all'altro a caso, dove magari non abbiamo tutti gli accessori sparsi. Tra l'altro il menù è diviso in due, magari uno su un tavolo, uno è sull'altro e sul terzo ci sono gli accessori, cioè quindi roba fuori di testa. Magari su uno c'è la saliera, sull'altro c'è il pepe e, parentesi, ho sempre continuato a confondermi tra i due, poi non so, l'olio, le candele, i bicchieri sono da altre parti ancora e così via. Senza considerare che la fisica, ovviamente, non sarà della nostra parte, dato che ogni passaggio di tavolo, con grande divertimento della tipa, lo pagheremo a carissimo prezzo, perché oltre a far volare tutto quanto, specie nel piatto centrale che si muoverà insieme a noi, non avremo quasi mai i bicchieri in piedi. E soprattutto, mantenere la mano particolarmente bassa durante i passaggi potrebbe avere effetti devastanti. Ma cosa può esserci di peggio dopo il livello della barca? Niente. Cioè, seriamente, anzi, il quarto livello l'ho trovato anche abbastanza semplice, tolto qualche bug molto grave che tra poco vi rivelerò. Si tratta del locale ghiacciato, che pare una follia, ma esiste anche a Roma per quanto ne so. Ad ogni modo, le nostre tipe risponderanno al freddo con dolce vita leggeri e camicia a scacchi, noi invece con la fiamma della crème brûlée, come sempre, anche perché in questo livello avrà una funzione in più. Dopo aver capito, nei livelli precedenti, che non è solo più facile far cadere le candele dalla lanterna per accenderle successivamente mentre sono a terra indifese, non con i fiammiferi, ma con la fiamma, in questo ristorante avremo a che fare con le bottiglie, cibi ed accessori che sono
congelati. Quindi, prima di usarli, dovremmo sciogliere lo strato di ghiaccio che li circonda e poi utilizzarli. Poi, parlando del bug di poco fa, questa volta fortunatamente non abbiamo il poco igienico gabbiano. Allo stesso tempo, i piatti e le bottiglie ci verranno fatti scivolare sul tavolo tramite apposite rampe a destra e a sinistra. Solo che è capitato più di una volta che gli ordini non arrivassero, come nella realtà. Però in questo caso non è un problema di codice come immaginavo, ma le bottiglie rimangono bloccate sulla rampa, creando un effetto a catena che bloccherà del tutto l'arrivo delle pietanze successive. Però allo stesso modo ho notato che, totalmente random, ci verranno lanciati, giusto per aumentare il nervoso e la serenità della serata, dei tipo dischetti da hockey sul nostro tavolo, che usati in maniera impropria, cioè lanciati contro le bottiglie, sono riusciti a farmi sbloccare la situazione più di una volta. Tra un livello e l'altro, inoltre, ho finalmente scoperto a cosa servono tutte le altre azioni di Tinder, cioè chattare, scherzare, fare qualche battuta e così via. Man mano che andremo avanti, tutte le persone che avremo incontrato rimarranno sempre nella nostra rubrica. E più il tempo passa, più questa gente non è che ci calcolerà meno, cioè arriverà proprio ad odiarci. Poi recuperare i rapporti una volta che sono rovinati diverrà sempre più difficile, specie via chat, anche se davvero le nostre battute non miglioreranno mai dall'inizio alla fine del gioco, tipo «Sei per caso un appendice? Sai, perché il mio stomaco vuole che ti faccia uscire». Al che non solo riceveremo la counter del tipo «Sei forse il sole? Perché devi stare almeno a 20 milioni di miglia da me» e poi ti bloccano. «Ha fatto veramente, Sofì?» Tolte le apparenze, questi livelli li ho superati con relativa semplicità. Però non ho ancora idea di cosa possa esserci ancor più complicato ed elaborato rispetto al giapponese col rullo, la barca e il locale ghiacciato. No, vabbè, non ha senso, non ha veramente alcun senso. Anzi, però, vi immaginate la scena, cioè tu conosci tipo sta tizia e gli fai: «Oh, andiamo a cena, ci conosciamo meglio». «Sì, sì, andiamo, dove mi porti?» «A Parigi». «Andiamo a cena a Montmartre». «No, in volo». Inutile dire che la questione dell'aereo, oltre a rappresentare l'espressione massima del flex con la donna che avremo davanti, rappresenterà una sfida non indifferente, siccome nei momenti a gravità zero sarà letteralmente impossibile fare quasi tutto. Dal cucinare i polpi sulla piastra, che questa grande donna riesce a mangiare in un sol boccone, a dire il vero li mangia anche crudi, probabilmente sarà compaesana mia, fino a riempire i bicchieri, e anche solo l'idea di dover capire come riempire i bicchieri non sarà per niente facile. Però quel che penso è che, a prescindere da quel che mangeremo, mi sa che in una situazione reale sarebbe una situazione, non so, disastrosa, da asfaltare non solo il pavimento ma anche le pareti, se avete capito quel che intendo. Una volta superato anche questo stage da volta stomaco, appunto, ci avvieremo al livello finale, che, a giudicare dall'anello, pare che Tinder ci sia servita uno scopo ben più nobile di quello comunemente affiancato all'app. Anzi, arrivati a questo punto, sono stato anche fortunato, perché, vedendo che tutti mi stavano cominciando a snobbare e odiare, ho deciso di uscire fuori sempre con la stessa tipa che ho reputato più carina. E basta. Ariel, che poi è praticamente uguale identica a tutte le altre, cambia poco, però l'abbinamento di colori e accessori mi è sembrato particolarmente cute. Insomma, l'ultimo livello è la prima steakhouse del gioco, dove semplicemente non si tratterà di cenare, che poi cenare sono 2 ore di gameplay dove riempiamo bicchieri, cuciniamo e ordiniamo roba, ma mangiamo quasi nulla e non beviamo niente, ma dovremmo fare con Ariel il grande passo. Tremolanti, champagne di cui metà verrà versato sul tavolo e l'altra metà buttato a terra, e poi mezz'ora riuscire a infilare l'anello con tanto di indicazione precisa per rimbambiti nel caso non si sapesse quale sia il dito giusto, vista tra l'altro la cafonaggine che regna incontrastata nel primo mondo moderno. Oh, ce l'abbiamo fatta, la proposta è andata in porto, tutto ok, la tipa sorpresa ha cominciato ad avere nuove animazioni finalmente, stories su Instagram per ufficializzare il tutto in maniera tale da non poter più tornare indietro, e con questo abbiamo portato a termine una delle speedrun di Tinder più costose della nostra vita.
Table Manners è il gioco di cui non ne sentivamo il bisogno, ma che ci è arrivato puntuale tra capo e collo a far parlare di sé come erede spirituale di Surgeon Simulator. Del resto, il principio è lo stesso identico. Poi, l'idea di farlo uscire proprio il giorno di San Valentino probabilmente è stata la scelta più azzeccata di sempre. Tolto il poco garbo nel mettere il sale nel contenitore del pepe e il pepe nella saliera, il gioco è stato molto divertente, nonostante la durata veramente breve. Le mie registrazioni sono durate 2 ore e 20 minuti circa, da quando ho avviato a quando ho visto i titoli di coda. Fortunatamente ci si abitua facilmente a giocare e ho trovato parecchio inutile il sistema di chat e gestione delle persone via Tinder che, visto il tipo di finale che raggiungeremo, non avremo bisogno di uscire con tutti, anche perché i personaggi sono autogenerati, uno vale l'altro alla fine. Di sicuro è stato il classico gioco studiato a tavolino per dare materiale fresco e prelibato per gli streamer e youtuber che non vanno oltre al gameplay. Fateci caso, quelli più frivoli e falsi sono quelli che molto spesso, quando giocano questo tipo di titoli, hanno sempre due espressioni. La prima è questa, tipo... oppure qualcosa del tipo... oddio, cosa ho fatto? Comunque, il gioco non so se vale 15 euro in sconto, tra l'altro, però sicuramente si presta per qualche DLC con meccaniche diverse, anche se sicuramente, non so, non ce ne saranno, ho come questo presentimento. E voi? Cosa ne pensate? Come sempre, discutiamone qui sotto nei commenti. Per oggi penso sia davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video.